Buonasera a tutti, ben ritrovati da Fabio Sinatti. Questa sera, come vedete dalle immagini, parleremo di indoor, gare indoor che sono disputate alla Mandella di Firenze, dove sono stati partecipi, diciamo, principalmente il settore giovanile con alcuni importanti risultati e anche il settore assoluto. Facciamo vedere questo anche perché è una promozione importante proprio per i giovani. Praticare attività indoor, che è una cosa spettacolare, direi, fra virgolette, perché non capita molto spesso di poter correre su questi impianti. E qui vediamo proprio che una presenza massiccia di atleti hanno partecipato a queste competizioni. Ecco, qui partiamo subito con una gara importante per quanto riguarda il settore ragazzi dei metri 800, dove un atleta della futura, in questo caso qui, Samuel, che è riuscito veramente a fare anche un importante risultato, 2:21 dell'Atletica Futura, davanti a Franchini Andrea dell'Atletica Livorno e poi Iamus Gedeida, sempre dell'Atletica Futura. Ecco, vedete questo atleta che viene addirittura dalle corse su strada, quindi diciamo a volte si denigrano un po' le corse su strada, invece è stata l'opportunità per poter iniziare a praticare atletica leggera e quindi alternando un po' la strada e un po' la pista è riuscito, diciamo, a crescere, diciamo, sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista tecnico. E qui vediamo proprio anche l'arrivo e l'intervista al momento del traguardo. Soddisfatto della prestazione, del tempo? Abbastanza. È stata dura? Insomma, forse se avevi qualcuno insieme a te potevi fare un risultato migliore. Sì, va, ho migliorato il tempo, quindi va bene. Ecco, poi è stata la volta invece delle gare sempre degli 800, ma per quanto riguarda la categoria ragazze, qui erano anche qui molte, molte serie e qui era presente anche un atleta aretina della Polisportiva di Policiano al primo anno della categoria ragazze, che non avendo tempi, diciamo, registrati ha dovuto far parte di una batteria probabilmente più scadente, anche se la vincitrice è stata un atleta che oramai conoscevamo per le sue caratteristiche, quindi molto forte, la migliore accreditata, diciamo, nei tempi per quanto riguarda questi risultati. Ecco, dicevamo che le gare indoor sicuramente servono un pochino anche un approccio nei confronti dell'atletica leggera, quella che poi sarà più approfondita nel periodo primavera-estate. E qui vediamo un po', ecco, le varie, diciamo, batterie, le varie serie di concorrenti che si sono alternate proprio per cercare di ottenere dei risultati importanti in questa specialità. Una gara degli 800 che sono ben 5 giri, quindi importanti, perché sono ogni gara fa storia a sé, e quindi questo li mette in seria difficoltà un po' anche i concorrenti, in sapere un pochino giostrare bene le proprie forze nell'arco, diciamo, di questi tanti giri. E come vedremo anche successivamente, poi alla fine qualcuno paga, insomma, ecco, anche per poter partire forte oppure partire piano. Continuando sempre sul discorso delle ragazze, qui ha vinto Valeria Rossi dell'Atletica Calenzano davanti a Giada Cicerone della Polisportiva di Policiano, la prima in 2:34, la seconda in 2:42 e terza Falchi Rachele dell'Atletica Piombino, 2:46. Ecco, dicevamo per quanto riguarda queste ragazze, hanno gareggiato rispettivamente in serie completamente diverse l'una dall'altra, e quindi anche se noi abbiamo cercato di forzare un po' la giuria per poter far gareggiare atleti che pensavamo potevano essere concorrenziali, però non c'è stato questa possibilità. Quindi vediamo questa Giada Cicerone, è un'atleta molto forte, diciamo giovanissima, di Foiano, che sta gareggiando, diciamo, da quest'anno. Ha delle potenziate importanti nella velocità, ma anche nel mezzo fondo sta riuscendo a fare molto bene. Ha vinto le gare provinciali di corsa campestre. Qui la vediamo al traguardo della gara, dove veramente ha dato il massimo e ottenendo un risultato importante, 2:42, il primo anno, diciamo, della categoria ragazze. Quindi direi un grande risultato di questa ragazzina molto molto vivace da un punto di vista anche mentale, e quindi vedremo un po' quello che potrà riuscire a fare negli anni senza avere quella fretta che invece lei vorrebbe avere, insomma, nel poter raggiungere certi risultati. Qui vediamo invece la gara delle
delle, diciamo, della categoria delle migliori, dove ha vinto questa Valeria Rossi, e quindi che poi ha raggiunto il risultato più importante. Ecco, qui vediamo proprio ai passaggi, e sono gare, diciamo, un pochino da interpretare, da poter correre bene anche nella pista, perché la pista è molto, diciamo, difficoltosa anche nel realizzare certe cose, e quindi è chiaro che a ognuno chiaramente c'è la possibilità di esprimersi in vari modi. Ecco, qui vediamo proprio la batteria dell'atleta di Calenzano, che sicuramente ha un bel passo. Si ritroveranno domenica prossima, 26 di febbraio, ad Empoli, in occasione del campionato di società di corsa campestre. Lì la giocheranno alla pari, quindi vedremo un po' quello che succederà in queste distanze un pochino più particolari, forse anche con un percorso più impegnativo. Quindi vedremo quello che sarà. Sarà sicuramente una lotta molto serrata fra le varie concorrenti, e quindi chi riuscirà a spingere meglio potranno dire la loro. Ecco, in queste varie gare che si sono disputate, chiaramente ci sono state anche delle gare in cui atleti sono riusciti a ottenere forse dei risultati non troppo importanti, diciamo, rispetto alle proprie potenzialità che potevano avere gli atleti stessi. Quindi intanto vediamo proprio le premiazioni, con Samuele che ha vinto la gara dei metri 800 ragazzi, e qui siamo nella gara invece femminile, dove vediamo le prime tre. Fra l'altro la Giada Cicerone ha vinto anche il titolo regionale proprio come a livello di primo anno della categoria ragazze, quindi gli è stata assegnata anche la maglia, oltre che la medaglia, di campionessa toscana dei metri 800. E qui vediamo invece la vincitrice proprio della categoria, un anno più grande, però si fa sentire a volte a quest'età, questa Valeria Rossi dell'Atletica Calenzano. Comunque molto molto soddisfatte entrambe le atlete. Ecco, vediamo proprio doppia medaglia e una maglia per ciascuna, per queste protagoniste. E qui siamo passati invece ad altre gare che si sono disputate nell'arco, diciamo, della serata e poi anche delle giornate. Ricordiamo anche che sono stati fatti diverse competizioni nelle indoor di Firenze, che quest'anno è stato concentrato anche un po' l'impegno dovuto proprio a un aspetto di disponibilità da parte dell'impianto, dove un impianto questo ci vengono fatti anche altre iniziative sportive, poi spettacoli di vario genere. Pertanto diciamo che quest'anno si è concentrato tutto nel mese di febbraio, e addirittura proprio le ultime gare saranno la prossima settimana, dopodiché verrà riutilizzato per altri eventi di altro tipo e di altro genere. Ecco, per quanto riguarda invece le gare che si sono disputate nelle giornate successive, qui le riprese sono state fatte da Leo Fabbri, che accompagnando anche la figlia, che fra l'altro ha ottenuto un doppio risultato importante, quello dei metri 1500 e dei metri 3000, veramente due gare che l'ha vista protagonista. Quindi intanto vediamo Stefano Sinatti, che nella gara è riuscito a non tenere il passo dei primi, addirittura dopo un giro e mezzo è stato costretto, diciamo, al ritiro. Il ritmo era forse un pochino troppo sostenuto da parte dei partecipanti, dei concorrenti, quindi ecco, ha cercato un pochino di tamponare. Queste erano le gare principali e più importanti che Stefano Sinatti poteva, diciamo, a cui poteva partecipare con grandi, diciamo, chance, ma quando non le condizioni e poi l'età avanza diventa un po' difficile stare con questi ragazzi più giovani, che hanno ovviamente una briosità maggiore. Ma comunque sia, saranno presenti anche Stefano Sinatti insieme anche a Fatichenti ed altri ai campionati italiani indoor master di Ancona nella prossima settimana, quindi vedremo un po' quello che accadrà anche in quella circostanza.
Diciamo che le gare si sono succedute, sappiamo benissimo che le indoor prevedono gare dai 55 metri poi fino ad arrivare al massimo dei 3000 metri, e quindi sono gare un po' particolari, un po' impegnative, che ovviamente diventano abbastanza insidiose anche da un punto di vista mentale se non ci sei direttamente con la testa. E ovviamente poi ecco, possono ognuno dire la propria in queste occasioni. Ecco, dobbiamo dire che gli altri risultati importanti che si sono ottenuti in queste diciamo gare indoor di Firenze, possiamo dire il risultato, uno dei diciamo dei risultati anche importanti da un punto di vista diciamo delle atlete aretine, è stata quella dei metri, come dicevamo, 3000 per quanto riguarda Arianna Fabbri, che metri 3000 di Arianna Fabbri, che ha vinto con 10:47 dominando completamente la gara. Poi vediamo alcune immagini anche di questa competizione. Ecco, qui intanto vediamo anche la Tarquini per quanto riguarda questa gara, alla quale era presente nei metri 1500, giungendo prima nella categoria allieve con 5:24. La gara però in questo caso qui è stata vinta proprio da Arianna Fabbri, categoria juniores, che ha vinto in 5:00:27 davanti alla Ingletto Chiara, un atleta che abbiamo visto protagonista anche in occasione dei campionati di cross a Policiano, 5:02. E poi al terzo posto è giunta Stefania Coppi, 5:03. Ecco, la Arianna Fabbri dobbiamo ricordare che partecipa con la Firenze Marathon, quindi una società fiorentina, come altre società, altre diciamo atlete aretine che gareggiano un po' per società fuori provincia. Peccato, questo forse è la nota dolente che ripetiamo da diverso tempo. Ora ci sono state anche delle riunioni con le società aretine per cercare di tamponare questo flusso diciamo di uscita da parte di atleti interessanti aretini verso società fuori la nostra provincia. Quindi cercheremo nel 2018 di poter portare un po' le atlete a un livello diciamo anche aretino, in cui le società possono veramente essere protagoniste in questa occasione. Intanto vediamo per quanto riguarda i vari risultati delle varie gare che vengono disputate con premiazioni immediate che vengono fatte sul campo gara da parte dei dirigenti della Federazione Toscana. Ecco, dicevamo che le indoor diciamo sono state inserite un po' negli ultimi 15-20 anni. Prima c'erano pochissime gare indoor e il resto era tutto o cross e poi gara all'aperto. Ecco, qui intanto siamo passati a un'altra gara, quella di una gara abbastanza diciamo anche molto molto continua, molto costante per quanto riguarda le gare di mezzo fondo, che ovviamente sono uno spettacolo anche per i partecipanti diciamo, e soprattutto anche per coloro che assistono. Ovviamente numeri devono essere molto contenuti per quanto riguarda le varie batterie, pertanto non è che possiamo vedere partenze numerose, anche perché gli spazi sono abbastanza contenuti. Ecco, dovevamo dire un pochino per quanto concerne le gare che si sono disputate in questa occasione. Qui abbiamo nei 400 piani, uno dei risultati un pochino più importanti a livello femminile è Manar Miriam, 59:03, davanti a Giulia Giannini, 59:05, e poi la nostra aretina Sofia Dini, 1:00:65. Poi per quanto riguarda ancora per gli 800 femminili, invece la Misuri Lucrezia, 2:21 della Firenze Marathon, davanti a Francesca Tanganelli, 2:25 Atletica Castiglione. Terzo posto per Passaleva Oliva, 2:26 della Firenze Marathon. In questo caso qui abbiamo visto anche Lisa Capacci, 2:29, aretina che gareggia con la Firenze Marathon, e Alessia Mazzierli, dodicesima, 2:32 della Atletica Sestini. Qui intanto vediamo invece una delle gare forse più
a sorpresa, ecco, qui vediamo Massimo Mei al comando della gara dei metri 3000, sembrava ovviamente tranquillamente al comando della competizione. Qui era presente anche Giuseppe Cardelli della Polisportiva Comunale Sansepolcro, che sembra sempre essere un giovane battagliero, ha veramente dato prova di capacità e capabilità, mentre qui vediamo l'arrivo proprio di Remo Arrighi dell'Atletica Piombino, che proprio nel finale riesce a superare Massimo Mei, avendo avuto prima un distacco addirittura di oltre 100 metri e poi nel finale, nell'ultimo giro, ha recuperato questo distacco andando a vincere con 8.59 su Massimo Mei 9 minuti, poi Diego Silvia 9.04 e poi Cardelli 9.21 al settimo posto. Qui intanto vediamo la Arianna Fabbri che già subito si è portata al comando della gara dei metri 3000. Vedete questa atleta che ha gareggiato da giovane con i colori della Polisportiva di Pulicciano, poi si è trasferita a Firenze, nella Firenze Marathon, e perché no, può darsi che nel 2018 possa rientrare con i colori aretini per dare, diciamo, prova della sua caparbietà e capacità, voglia di fare. Questa ragazzina che vive al confine tra la provincia di Arezzo e la provincia di Perugia, ad Anzena, e quindi si è però, ecco, avuto molta tenacia, anche perché la famiglia di sportivi Fabri Leo e Emanuela Picchirilli sono sempre stati nella breccia, ora ultimamente un po' di meno, ma comunque sia hanno sempre accompagnato molto volentieri l'atleta, la propria figlia, a gareggiare. Quest'anno l'abbiamo vista protagonista sia nei cross, vincitrice dei campionati, della prima prova dei campionati di società, anche lì a Bucine, e poi i campionati toscani indoor, dove ha vinto i metri 1500 e i metri 3000. Nei metri 1500, 5.00.27, davanti a 5.02 Ingretto Chiara e Coppi Stefania 5.03, come abbiamo detto, mentre nei 3000, 10.47, il secondo posto Emma Sangalli 11.25. Quindi veramente qui ha doppiato tutti gli atleti presenti in questa competizione, in una gara dove veramente ha fatto l'assoluto in senso totale. Ecco che vediamo ancora l'azione di questa giovane atleta, primo anno junior, quindi diciamo che è un atleta che può veramente ancora aspirare a fare degli ottimi risultati, anche perché non manca la voglia, quindi quando c'è la volontà di poter raggiungere certi risultati poi si raggiungono anche diciamo prestazioni importanti. In campo femminile invece ha vinto Albert Kemutai con 3.56 davanti a Diego Silvia 4.07, poi Giovanni Boccoli 4.08, Papi Dario 4.11. Questo per quanto riguarda la gara maschile dei metri 1500. Ecco, ricordiamo anche che queste sono un po' le ultime gare indoor, anche se a livello nazionale proprio domenica prossima ci saranno campionati italiani assoluti ad Ancona delle indoor. E vedremo se riusciranno ad emergere alcuni atleti. Quindi intanto vediamo l'arrivo di Fabbri Arianna, bella prova per la nostra atleta aretina, anche se gareggia con i colori, dicevamo, di un'altra provincia. E mentre domenica poi dopo ci saranno le interviste di Giovanni Farano per quanto riguarda l'Astrasimeno, in programma il 5 marzo, e poi invece il 19 di febbraio, domenica prossima, invece a Montepulciano Stazione ci sarà un'intervista di Moreno Sinatti, che presenterà la gara in programma in questa occasione. Qui intanto vediamo la vittoria e quindi la premiazione di Arrighi nella gara dei metri 3000 davanti a Massimo Mei, che sembrava ormai di avere acquisito la vittoria. Poi qui invece la vittoria di Arianna Fabbri, la vediamo a ritirare il premio e la maglia di campionessa regionale 2017 per quanto riguarda l'Indira, addirittura due medaglie proprio come vincitrice assoluta e come vincitrice anche juniores. Qui siamo passati alla gara invece dei 400, dovrebbero essere, sì, dove Miriam Manara 59.3, Giannini Giulia 59.5, Dini Sofia 1.006.
qui vediamo proprio le battute finali di questa competizione. Tre se la giocano proprio negli ultimi metri, quindi battaglia fino all'ultimo metro per quanto riguarda queste ragazze. Veramente una bella spinta e un bello sprint per quanto riguarda la vincitrice. Ecco, poi vediamo se susseguono un po' altre. Qui intanto andiamo a vedere un'altra gara importante, quella dei metri, dovrebbe essere dei metri 1500. Sì, infatti vediamo Bocca, l'atleta della Rinascita Montevarchi, che è a tirare in questa serie, una delle tante serie anche qui presenti per quanto riguarda questa competizione. Dicevamo che poi ci saranno nei prossimi giorni le gare su strada, che ritorneranno un po' in pieno regime, quindi il 19 a Montepulciano Stazione, il 26 invece sarà la presenza dei campionati di società. Quindi intanto vediamo Stefano Sinatti che nei metri 1500 è riuscito a fare 4,30, poco più di 4,30 nei 1500, tutto sommato ancora si può difendere, anche perché era il più vecchio, diciamo, in questa competizione, quindi ha lasciato dietro molti giovani baldanzosi che cercano di esprimersi al meglio. Ricordiamo che il risultato importante di Stefano Sinatti 3,44, quindi qualche anno fa, insomma, ecco, quindi questi erano i risultati che aveva a sua disposizione. E qui siamo invece che dovrebbe essere la batteria delle migliori, ecco qui dove c'è Arianna Fabbri, che anche lei cerca di andare proprio a combattere questa gara molto incerta, perché anche qui effettivamente c'è la lotta fra l'Ingletto che sta tirando della De Castello, poi Fabriana della Firenze Marathon, Coppi Stefania, e poi c'erano anche le altre a seguire. Ovviamente una gara non direi tattica, anche se inizialmente ovviamente si controllano reciprocamente le due atlete maggiormente accreditate, quindi una vittoria sofferta da parte di Arianna Fabbri, che non pensava di poter superare forse l'atleta fiorentina, che però nel finale ha avuto ragione della sua forza, della sua tenacia, soprattutto per raggiungere il risultato estremamente importante. Dicevamo che poi il 26 di febbraio ci saranno le ultime prove, la seconda prova del campionato di società di corsa campestre ad Empoli, dove la Polisportiva Prociano cercherà di poter mantenere almeno nelle prime tre posizioni di società. Sarebbe un risultato estremamente importante, cercheremo di essere al massimo della presenza dei nostri concorrenti, dei nostri atleti, quindi sperando di poter fare lo stesso risultato di Bucine, che ci collocherebbe nelle prime tre società toscane, e questa sarebbe veramente una cosa importante. Quindi intanto vediamo proprio nelle fasi, diciamo, finali di questa competizione, con Arianna Fabbri sempre al secondo posto, che sta controllando qualsiasi soggetto vada a tirare la gara, e quindi qui è proprio, comincia a essere matura anche da un punto di vista proprio tattico la competizione, e soprattutto imparare a correre in un certo modo e poi, ecco, esprimersi al meglio nelle fasi finali della gara. Ecco, qui vediamo la Arianna Fabbri, a questo punto che ha deciso di allungare nell'ultimo giro, tallonata dalla Ingletto. Vedremo se riuscirà a mantenere il suo vantaggio. Sembra che a questo punto che abbia veramente un margine sufficiente per poter andare a vincere questa competizione, che alla vigilia era molto molto incerta. Quindi vediamo questo arrivo, direi grande performance dell'Arianna Fabbri con 5.00, non è riuscita proprio per pochissimo a non scendere sotto i 5 minuti, però sicuramente un bel risultato. Complimenti Arianna Fabbri. Adesso vi lascio alle interviste che abbiamo realizzato con i nostri ospiti per le prossime gare in programma di corsa su strada, e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Buonasera a tutti. Allora, siamo con Giovanni Farano, l'organizzatore della Strasimeno, edizione numero 16 del 2017. Allora, un po' le novità di quest'anno, Giovanni, a circa un mese dalla gara. Le novità di quest'anno sono che ci sono le medaglie per tutte le distanze, ad eccezione dei 10 km. C'era stata fatta una forte richiesta anche per la 34 km.
degli anni passati. Quest'anno abbiamo introdotto anche la medaglia per la distanza di 34 km. In più, ora proprio degli ultimi giorni, siamo riusciti ad avere l'autorizzazione per organizzare il campionato italiano ferroviari in servizio ed in pensione anche sulla distanza di mezza maratona, oltre che sulla tradizionale maratona, che ormai sono 11 anni che va avanti questa cosa qui. Ecco, per quanto riguarda, diciamo, gli iscritti, al momento hanno già superato la quota 1000 e soprattutto notiamo la particolarità, diciamo, degli iscritti, che sono per il momento la maggior parte quelli proprio lunga della 58. Come mai questa predisposizione? No, gli iscritti siamo in linea con gli altri anni, qualcuno in più sembra che ci sia, però la 58 attualmente è la distanza che ha il maggior numero di iscritti, però d'ora in avanti probabilmente si iscrivono più sulla distanza di 21 e 34 km, e anche la distanza di 34 km ha un'ottima risposta. E stiamo vedendo che infatti sono a pari numero di iscritti attualmente con la distanza di 21 km. 21 km che in genere ormai sono già 2 anni che supera i 500 iscritti, per cui vediamo quello che viene fuori. Tra l'altro, nella distanza di 21 km quest'anno, venendo incontro anche alle richieste dei partecipanti, sono state introdotte diverse categorie, sono 9 categorie maschili e 5 categorie femminili, per cui ci saranno diversi premiati in più e speriamo di accontentare il maggior numero di persone possibile. Ecco, per quanto riguarda l'organizzazione, diciamo, abbiamo visto efficienza massima negli anni passati, quest'anno c'è qualche aggiunta, qualche supporto in più da parte, diciamo, degli enti, delle associazioni? Sì, no, le associazioni sempre più con il passare degli anni partecipano volentieri, perché è ormai è una vetrina anche per le associazioni del Trasimeno e ci vogliono supportare e ci supportano volentieri. Tra l'altro quest'anno ci sarà anche una novità nel percorso, nella 58 km, al 44esimo km c'è la salita a Poggio di Braccio che viene eliminata, perché ci sono 700 metri di pista ciclabile che utilizziamo quella proprio lungo il lago, e che quella era anche un tratto di strada abbastanza pericoloso, che era una curva chiusa e era pericolosa sia per gli automobilisti che per i podisti, sicché abbiamo eliminato anche questo piccolo inconveniente. Ecco, per quanto riguarda invece tutti coloro che vorranno iscriversi alla competizione, le varie, dobbiamo dire, sono la 10, la 21, la 34, la 42, la 58, ecco, come devono effettuare la propria iscrizione per coloro che non sono ancora esperti del settore? Pochi. Pochi che ormai non sono esperti del settore, le iscrizioni si fanno esclusivamente online. Fabio ha dimenticato che quest'anno c'è anche già da 2 anni, ma quest'anno si punta particolarmente anche a una non competitiva di 6,5 km e si punta anche al coinvolgimento delle scuole. Infatti sono state raccolte delle adesioni a Castiglione del Lago, ecco, per la 6,5 km a Castiglione del Lago, per esempio, ci sono 3 punti di raccolta iscrizioni che sono in 3 negozi di Castiglione del Lago che si sono voluti inserire in questa manifestazione, e probabilmente noi puntiamo anche parecchio su questa non competitiva, perché vogliamo far conoscere proprio alla popolazione locale quello che è lo spettacolo dell'Astrasimeno in sé, cioè trovare alla partenza invece dei 30-40 iscritti alla non competitiva trovarne 200, probabilmente anche quello lì farà spettacolo. Chiaramente, come abbiamo detto, il supporto da parte delle istituzioni, quindi la Polizia Municipale, i Carabinieri, diciamo, la Polizia anche stradale, chiaramente verrà supportata, soprattutto nel tratto iniziale, dove la sede stradale sarà completamente, diciamo, quasi chiusa al traffico. Quest'anno è chiusa al traffico la 71 da Castiglione del Lago a Borghetto dalle ore 9:15 alle 10. Comunque abbiamo predisposto anche una viabilità alternativa con i bivi presenziati, per cui il disagio sarà 5 minuti di perdita di tempo in più, ma non è facilmente aggirabile l'ostacolo. Ecco, il 5 di marzo, quindi tutti a Castiglione del Lago per questa 16ª edizione dell'Astrasimeno. Le ultime iscrizioni quando verranno accettate? Le iscrizioni chiudono martedì 28 febbraio, l'ultimo giorno di febbraio chiudono anche le iscrizioni.
Oh, un'altra gara il 19, quindi domenica prossima a Montepulciano Moreno, una gara che si inserisce nel circuito del Grand Prix. Di cosa si tratta? Sì, è il primo anno che viene fatto, cioè questa gara è la settima edizione, e è lunga 14 km e come non erano mai state fatte le gare per bambini, qui c'è anche una gara per bambini. La partenza per i bambini è alle 9.45, mentre gli adulti alle 10. Il ritrovo è da ristorante da Renato a Montepulciano Stazione. E è una campestre, è la settima prova, la settima edizione, è la quinta prova anche questa del Grand Prix Corri nel Verde di Siena, e insieme al Grand Prix di Arezzo. E questa qui saranno premiati i primi tre assoluti e le prime tre assolute. Ecco, diciamo che per quanto riguarda le premiazioni, diciamo, sì, forse è una delle novità di quest'anno, sì, per quanto riguarda il senese. Sì, la provincia di Siena hanno una gara molto premiata. Molto premiata, effettivamente vengono premiati i primi tre uomini, i primi tre donne assoluti che vengono tolti dalle categorie, e poi i primi 15 e i primi 10, 5 categorie uomini e 3 donne, vengono premiati i primi 15 del A, B, C, D e i primi 10 delle donne e degli argento. Parteciperanno anche atleti terremotati di Norcia, quindi si pensa che sia una grandissima partecipazione. Ecco, fra l'altro una caratteristica anche importante, nonostante le premiazioni che sono così, diciamo, numerose e anche qualificate, l'iscrizione è contenuta. Sì, è solo 3 euro fino a venerdì, e dopo la domenica costa 5 euro. C'è da dire che anche ci sarà un ricco ristoro alla fine, in più per chi vorrà rimanere a pranzo, un pranzo da 12 euro. Ecco, ricordiamo che fra l'altro il percorso è tutto pianeggiante e è, diciamo, sterrato. Immerso nella campagna, quindi la giornata, le previsioni del tempo sembrano belle, quindi se sono come adesso, la mattina alle 10 si dovrebbe correre benissimo.